La riscrittura del disco Roses of the Jay durante i live è cambiata in maniera direi drammatica, perché il disco così come è nato è un disco di semplice, tra virgolette, piano voce, e successivamente, proprio lavorandoci e costruendo le cose per il live, è venuta l'idea di aggiungere questa parte elettronica. Controllo attraverso un iPad, controllo sia il suono prodotto dal pianoforte sia quello della voce, quindi gli effetti entrambi con vari tipi di tipologie di effetti, e li metto anche in loop, e questa cosa mi consente di ovviamente andare a fondo nelle strutture e anche magari cambiarle rispetto a quelle del disco, e poi anche mi permette di staccarmi dalla postazione, diciamo, canonica, che è quella del pianoforte, e di fare qualcosa di più performativo intorno, in giro, insomma, nello spazio che ho a disposizione, a seconda poi dei posti in cui mi trovo. Quindi direi che il live è nettamente, diciamo, diverso dal disco, e anche il contenuto nel corso dei mesi si è arricchito, perché ho, diciamo, messo in campo nuovi brani, nuove ricomposizioni. Adesso c'è una canzone di Nina Simone, un'altra canzone dei Doors, una canzone di Bob Dylan, una canzone degli Animals, quindi c'è un arricchimento consistente, ecco. Torno al piano, e con il piano sono, diciamo, a contatto con la materia prima, no? Cioè tutto quello che faccio nasce da lì, perché alla fine io sono pianista, quindi è dallo strumento che nascono tutti i pezzi. E quindi tornare a queste ricomposizioni, alcune delle quali sono veramente state fatte molti anni fa, quindi alcune sono proprio agli inizi, agli albori del processo creativo, significa riavvicinarsi proprio con quella che è la matrice per me, della composizione. If I was to say to you. E devo dire che questa cosa mi ha arricchito ulteriormente dal punto di vista sonoro come pianista, e non solo perché uso i bulloni, preparo il piano, metto le catenelle, tutte queste cose qui, ma proprio perché mi ritrovo ancora a cantare e a suonare, e quindi ho un rapporto forse un po' più armonico fra questi due strumenti. Questo ha a che fare col suono, anche perché devo dire tendo a mettere un po' tante note al pianoforte, e invece con questi arrangiamenti ho un po' scaricato, quindi ho un po' tirato via. Ci sono delle versioni quasi scarne, no? Dei pezzi, ad esempio Ghosts di Japan è molto minimale, e quindi in questo modo mi sembra di aver trovato una via, diciamo, sonora per la voce, per il pianoforte un po' differente.
non c'è mai una scrittura a tavolino, ovviamente, nel senso che parto dall'ascoltare un brano e dal farmi suggerire dei momenti cruciali per me, no? Dei momenti chiave che nella mia testa si traducono in qualcos'altro al pianoforte. Nel momento in cui comincio a tradurre questi momenti al piano, piano piano si concatenano gli altri. Non è detto che cominci dall'inizio di un pezzo, potrei anche cominciare dal ritornello o potrebbe già venirmi in mente la parte finale. Poi man mano appunto si aggiungono gli altri elementi e poi c'è l'elemento, quello di cui parlavo prima, quello elettronico, che anche quello modifica le strutture, le influenze in qualche modo. Whatever colors you have in your mind. Nel brano di Ciampi c'è dell'ironia, c'è una ironia molto sottile sia sulla figura dell'artista e sulla prosopopea che c'è intorno a questa figura e anche un'ironia forse un po' più amara su come viene visto dall'esterno, no? Questo artista. Ha tutte le carte in regola per essere un artista, ha un carattere melanconico, beve come un irlandese, se incontra un disperato non chiede spiegazioni, divide la sua cena tra scrittori ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, pittori monchi. Non c'è stata una ricerca fonetica, ma di senso. E mi succede, siccome l'ho suonata tante volte dal vivo, ogni volta che torno a quella frase in cui parla delle due donne, no? Io ho una specie di lampo, no? Perché dico, ma io sono una donna e sto cantando come se fossi un uomo. Nel momento in cui lo canto, lo traduco da donna. E quindi forse poi viene fuori un tipo di sonorità nelle parole che non controllo, no? Stare solo, anche se gli costa caro, non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte, tra un bacio ed un addio. Per me la parola è un pieno di senso, perché è musica ma ha un insieme di significati. Mi piace spesso lavorare con questa idea della parola come ambigua, no? Che può spostarsi verso diverse direzioni. Ad esempio, la canzone di Nick Drake c'è questa vocina che faccio ad un certo punto, faccio un recitato, no? Che lui non fa, perché lì, non lo so, mi sembra quasi di vestire i panni di questa Betty, che sento come una figura un po' folle, no? Un po' sospesa in questo vuoto. Betty came by on the way, sadly the word to say, bad things today, and fallen leaves. She hadn't heard the news, had another time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan. Time.
c'è una foto, no, che avevo fatto ancora prima di Roses of the Jay, poi è stata pubblicata nei Roses of the Jay, di io distesa proprio sopra un gran coda, però non avevo mai avuto il coraggio di salire sopra un pianoforte, perché avevo sempre avuto questa paranoia di dire oddio, si spacca, si rompe. Quindi in realtà l'avevo fatto quella volta perché c'era un fotografo che voleva provare questa cosa, ma in realtà non l'avevo mai fatto in concerto. E invece recentemente ho cominciato a farlo durante i concerti, ci salgo sopra a volte, a seconda delle situazioni di spazio che ho intorno, ma lo posso fare anche perché ho una microfonazione nuova che mi permette di non avere microfoni sopra il pianoforte ma sotto, invisibili, per cui faccio questa cosa qui e la faccio producendo dei suoni. Per quanto riguarda il rapporto col piano, sì, devo dire che cerco un po' di allontanarmi da quelle immagini ingessate, che è un'immagine che purtroppo ho vissuto in prima persona per molti anni quando studiavo, no? E che mi ha causato anche problemi, cioè problemi emotivi, di blocco proprio emotivo nel rapporto col pubblico. Poi attraverso il canto, attraverso la danza si è sbloccato qualcosa, quindi la comunicazione è diventata più semplice e quindi è arrivato anche il corpo a inglobarsi in pianoforte, insomma, in qualche modo. It is at moments after I have dreamed of the rare entertainment of your eyes. Beh, se pensiamo che in inglese la parola gioco vuol dire suonare, è tutto lì, cioè quando uno si diverte, quando uno è dentro a una cosa e si diverte, allora è lì che scatta la magia, è lì che nasce qualche cosa di interessante. Lo vedo anche nei miei allievi, no? Ci sono degli allievi che improvvisano, che cerco di spingere verso questa direzione. Mi rendo conto che c'è un momento in cui loro riescono veramente a divertirsi, a essere completamente dentro il suono, anche se producono poche note, e quel momento subito diventa musica, subito diventa interessante anche per me che ascolto. Quindi il gioco, secondo me, è quello. Non è una cosa edonistica, non è un momento superficiale, ma anzi giocare significa dimenticarsi di quello che sta fuori. Il bambino quando gioca, no, è completamente in quello che fa, e non sente il passare del tempo, è completamente immerso. Quindi è una cosa alla fine molto, molto zen, molto filosofica, è quasi un processo di meditazione il gioco, no? Watch out, you might it while you're after pool babies, strange but not a stranger. I'm an ordinary guy, burning down the house. Io sull'iPad ho tutti dei pulsanti con cui controllo i vari effetti che sono delay, riverbero, poi c'è appunto il loop, posso abbassare di un'ottava il loop, alzarlo, eccetera, eccetera. Tutto quello che faccio, gran parte di quello che faccio, sia al piano che alla voce, può essere manipolato, il suono viene manipolato, effettato. Oltre a questo, il pianoforte, diciamo, oltre a essere usato in maniera tradizionale, quindi con i tasti, viene usato anche con lo sfregamento delle corde, pizzicando, martellando, mettendo dei bulloni, usando delle biglie di vetro, cose di questo genere.
Poi ogni tanto ci sono dei giocattolini che entrano, ad esempio oggi ho una chitarrina giocattolo che fa dei jingles che anche lì vengono un po' manipolati. C'è anche un crackle box che è una... strumento inventato da un olandese che produce dei fischi, e lì faccio una specie di solo che vorrebbe imitare il solo di una chitarra elettrica, ma lo faccio con questo crackle box. Poi c'è un elemento, diciamo, più performativo, ci sono dei momenti in cui mi posso un po' spostare dal piano, non sono tanti in realtà, però lo faccio anche a seconda dello spazio che attorno tipo di pavimento.